con l'area faunistica di Peio. Torniamo in questo luogo al bramito del cervo, lo facciamo con Gabriele Canella che lavora qui al Parco Nazionale dello Stelvio. Il bramito ha un significato, si dice è un richiamo d'amore, ma esattamente cos'è? Ma diciamo che la versione romantica è proprio quella di essere un richiamo d'amore per le femmine. In realtà il maschio avvisa di essere forte per mantenere lontani gli altri maschi, gli altri contendenti, che non gli rubino le femmine. Un atteggiamento, un fenomeno che possiamo ascoltare anche qui, vedere anche qui. Sì, qua all'interno dell'area faunistica praticamente possiamo vedere l'etologia degli animali come se fossero in natura. Chiaramente avendo meno paura si avvicinano maggiormente e quindi diventa ancora più affascinante. Quanti cervi avete e naturalmente cerviate? Allora, qua all'interno ci sono una trentina di cervi. Consideriamo che comunque nel settore trentino del parco ci sono liberi, in libertà, quasi 2000 cervi probabilmente. Quindi insomma sicuramente è la specie più rappresentativa dell'area protetta. E qui Gabriele, nell'area faunistica, abbiamo avuto questo incontro particolare. Vediamo. Una curiosità qui all'area faunistica di Peio, questo giovane o forse questa giovane di cervo libera che in qualche modo cerca questa amicizia con un cervo addomesticato da diversi anni e vediamo proprio queste scene che in qualche modo si creano spontanee, una curiosità, un fatto davvero sorprendente soprattutto per noi, e questa è la natura, questa è la Valle di Peio. Sappiamo, Gabriele, che l'area faunistica è un richiamo, è una destinazione è molto frequentata qui in valle. Sì, sicuramente per il fatto che un po' tutti possono vedere gli animali del Parco Nazionale dello Stelvio senza fare grosse camminate, quindi soprattutto chi ha bambini viene volentieri a vedere i cervi.